Ciao ragazzi, bentornati su Reparto Corse TV. In questo video parleremo dell'interasse e a che cosa serve. Partirei proprio da quest'ultimo aspetto, ovvero a cosa serve l'interasse. Serve a identificare e a distinguere un particolare con dei fori, quindi tipicamente un cerchio che ha dei fori, un distanziale che ha dei fori e un mozzo che ha dei fori, per identificarlo e distinguerlo da un altro mozzo, distanziale, cerchio. E vediamo come si calcola l'interasse. Ecco qua. Questo è un distanziale per un mozzo a quattro fori, infatti i quattro fori sono questi qui. L'interasse è il diametro della circonferenza passante per il centro di ognuno di questi quattro fori. Quindi se noi tracciamo un cerchio immaginario che passi dal centro di ognuno di questi fori e ne calcoliamo il diametro, abbiamo il nostro interasse. In questo caso molto particolare, però molto comune, quindi quattro fori, l'interasse coincide esattamente con la misura della distanza tra il centro di un foro e il centro del foro opposto. Quindi questo è l'interasse, ovvero il diametro della famosa circonferenza. La definizione però diventa molto più chiara quando consideriamo un numero di fori differente. Questo è un distanziale a 5 fori, quindi l'interasse non sarà la distanza tra il centro di un foro e il centro del foro opposto. Quindi non è questa la definizione. Lo specifico perché molti purtroppo credono che sia questo. Quindi la definizione non è questa. È un caso particolare che vale solo per il 4 fori. Ma se consideriamo 5 fori, l'interasse è il diametro della circonferenza passante dal centro di questi 5 fori. Sarà più o meno la distanza da qui a più o meno qui. Chiaramente in questo caso è bellissimo perché noi finalmente riusciamo ad applicare qualcosa che abbiamo potuto eventualmente imparare a scuola, nelle lezioni di matematica, perché non avremo bisogno di smontare una ruota, di inventare un modo per tracciare una circonferenza, ma ci basterà per identificare l'interasse di un mozzo, di un cerchio, di un distanziale, misurare la distanza tra un foro, quindi il centro di un foro, e il centro del foro vicino. E con una formula matematica riusciremo a identificare l'interasse. Perché è così importante capire bene che cos'è l'interasse e a cosa serve? Perché spesso ci troviamo nella situazione, soprattutto nel nostro settore dell'elaborazione, ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo cercare di adattare un cerchio con un dato interasse, ad esempio 4x100, su un mozzo con un interasse diverso, ad esempio 4x98. Bene, la prima cifra indica il numero di fori che stiamo considerando, la seconda cifra indica il diametro, quindi 4% significa che stiamo considerando un qualcosa con 4 fori e il cui interasse, quindi il cui diametro della circonferenza passante da ognuno di essi è 100 piuttosto che 98, eccetera, eccetera. E farò altri video su questo argomento perché quando abbiamo situazioni in cui dobbiamo adattare e combinare due tipologie di interasse diversi, possiamo operare in diversi modi. I più comuni sono i bulloni flottanti, di cui parleremo nel prossimo video, e i distanziali di adattamento, di cui parleremo in un video ancora successivo, in modo da avere una panoramica ampia sull'argomento. Mi raccomando, continuate a seguirci, anzi vi ricordo che i video che noi facciamo sono frutto del dialogo tra noi e voi, quindi continuate a scriverci, a seguirci, a lasciarci i vostri feedback, commenti, perché in questo modo riusciremo a produrre sempre dei video più pertinenti e più interessanti. Vi ricordo i nostri social di Reparto Corse e vi invito, se non vi siete ancora iscritti al canale YouTube, a farlo. Se invece vi siete già iscritti, vi invito ad attivare la campanella che vi aiuterà a restare aggiornati man mano che uscirà un nuovo video. Vi ricordo che abbiamo già tanti video di tanti argomenti che potete andare a vedere. Restate sintonizzati al prossimo video. Ciao ciao!